Ok. Spero di non finire all'inferno. Oh, merda. Che c'è? È vuota. Cosa? Dai, il solito coglione. È tuo fratello. Ottimo, teschi e ossa incrociate, promette bene. È lo stemma di Avery. E questo cos'è? Odie mecum eris in paradiso. Oggi sarai con me in paradiso. In paradiso. Sono le parole che Gesù disse a Sant'Isma sulla croce. Esatto. Cosa pensi di quei numeri? Che significano? Sarà un codice. O un telefono. Andiamo. Sono date. Guarda, 1659. È l'anno di nascita di Avery. 1699? Indovino, in quello è morto? Beh, secondo molti sì, ma vuol dire che c'è la data di nascita, di morte e il paradiso. Quindi bisogna cercare la tomba di Avery. Nella cattedrale di Sant'Isma. Un attimo. Rafe non sta setacciando quella zona da una vita? Sì, la cattedrale. Vedi questi simboli? Sì. Si trovano sulle antiche lapidi scozzesi. Ok? Ora, guarda qui. La pianta della zona è piuttosto insolita. Qui c'è la cattedrale. Ma il cimitero si trova qua giù. Rafe sta cercando nel posto sbagliato. Esatto. Ragazzi, si va in Scozia. Ehi, ehi, no, un secondo. Vi rendete conto che Rafe aspetta solo voi? Sì, ma ci penseremo una volta lì. Quel pazzo farà i salti di gioia quando vi vedrà arrivare. Senza contare che ha Nadine e il suo esercito dalla sua. Sì, ma lui non ha questa. Abbiamo il più grande tesoro pirata della storia a portata di mano. Pensavo lo facessimo per salvare Sam. Infatti, le due cose sono collegate. Ci serve il tesoro per salvare Sam. Ed Elena è d'accordo su tutto? Merda, ragazzi. Non è così semplice. Aspetta, dopo quello che avete passato insieme. Questa volta non capirebbe. Tu la sottovaluti, ragazzo. Non posso correre questo rischio. Nathan ha ragione. Le cose sono cambiate, c'è di mezzo Rafe e posso cavarmela anche da solo, davvero. Ok, bene, grazie per i consigli a tutti e due. Scusate. Ehi, sono io, ciao. No, c'è poco segnale. C'è qualcosa che non va, amico? Senti, io capisco non sia stato facile. Tutti questi anni lontano. E mi spiace per quel che ti è successo. Ma non è colpa sua. Questo non l'ho mai detto. Gli ci è voluto molto tempo per uscire dal giro. Qualcuno l'ha costretto, l'ha scelto lui. Ok, è nato per questo lavoro. Lo credi davvero? Perché sei qui, Victor? Perché qualcuno dovrà pur coprirgli le spalle. Sì, ci vediamo tra qualche settimana. Sì, certo. Ok, ti amo anch'io. Ciao. Le ho detto che il lavoro richiederà più tempo del previsto, il che è la verità. Ok? Allora, che ne pensi? A Sam serve il nostro aiuto. Beh, ho sentito che il clima è particolarmente mite in Scozia in questa stagione. Beh, Rafe non bada a spese, vedo. Cosa buona è che si concentrano sulla cattedrale. Vuol dire che avremo quel cimitero tutto per noi. Sally? Sì? Senti, noi qui siamo pronti. Ok, ragazzo. Buona caccia. Sei ancora in tempo per venire? Nah. Se non c'è un ascensore, credo rinuncerò. D'accordo, ci vediamo dopo. Ehi, Nate. Sì? Vedi di portarmi roba luccicante. Questo è il piano? Forza.
Porgiamo omaggio al capitano Avery, ok? La cattedrale scozzese. Strano posto dove seppellire il tesoro. Non direi. Se ci pensi, quando Avery sbarcò qui, era già stata abbandonata. Immagino di sì. Se hai una grossa taglia sulla testa, questo è un buon nascondiglio. Beh, che è successo tra te e Wolf? Non lo sopportavo più. E penso che la cosa fosse reciproca. Stavo ancora elaborando la tua morte, mentre lui era frustrato, non trovava il tesoro. Quando me ne sono andato, penso fosse sul punto di uccidermi. Cosa ti farebbe adesso? Dovrebbe reggere. Ah, bel colpo. Cos'è questa roba? Attrezzi per gli scavi. Shoreline? Cosa? Guarda. Ma non erano solo alla cattedrale. Sta giù! Ok, è andata. Ah. Piacere nostro, Shoreline. Sembra ci stessero aspettando. E che stiano cercando lontano dalla cattedrale. Motivo in più per raggiungere subito il cimitero. Esatto. I monaci avevano diversi alloggi, ma il principale era accanto al cimitero, ovviamente. Una posizione invidiabile. Almeno non ci sono soldati. Scommettiamo che... Sì, dinamite. Fa attenzione con quella roba, ok? Fatto un bel casino. Speriamo non abbiano sentito. Beh, speriamo che si confonda con le altre esplosioni. Perfetto. Beccati questo, porta. Nel corso degli anni ho fatto esplodere di tutto. Ancora non lo so. Sparpagliamoci per mostrate ogni lama.
Andata. A te. Pensi di potercela fare? Mi prendi in giro? Ti ho insegnato io come si fa. D'accordo, allora vediamo. Hai visto? Hai poco stile. Sam, c'è una scala che non riesco a raggiungere. Ok, aspetta. Arrivo. Forza, spingimi. Forza, ti tiro su. Grazie.